Ad un anno esatto dalla crisi di governo mal riuscita innescata al Papete, Matteo Salvini continua a sperare nella spallata, magari dopo le regionali. Penso che a Palazzo Chigi qualcuno avrà qualche problema, però una cosa per volta. Certo, Salvini è il primo a essere in difficoltà, l'inchiesta su Attilio Fontana, gli accertamenti sui bonifici scambiati dalle parti di Via Bellerio, i processi sui migranti e poi la rivalità con Zaia, i leghisti nostalgici che, ad esempio in Liguria, si organizzano per presentare autonomamente simboli e candidati di bossiana memoria. Però Salvini non ha tutti i torti, se lui fatica, gli altri non è che stiano meglio. Matteo Renzi, per dire, è forse soddisfatto del tour di presentazioni del suo ultimo libro, ma Italia Viva è un partito in attesa di misurarsi per la prima volta con le elezioni, a cui arriva con sondaggi al momento non proprio generosi, poco sotto il 3, dietro ad Azione di Carlo Calenda. E in attesa di vedere come andrà, Renzi assicura infatti che con Conte è in pace. Il commento della Boschi è perfido, è tutto di momento sì. Con ben altre soddisfazioni nei sondaggi, pure Nicola Zingaretti ha i suoi problemi. Non è un caso che debba smentire di voler sostituire lui stesso la ministra Lamorgese. Il tema dei migranti è quello dove più soffre il PD, la convivenza con i 5 Stelle. 5 Stelle che di loro sono alle prese con i gruppi parlamentari in rivolta e tutti in fila questi malesseri ricadono poi su Conte, a cui spetta dunque un mese di settembre non meno complicato dei mesi passati. Se farà vacanza, la usi per riposare. Insomma, Calenda, da quello che abbiamo capito...